Ciao a tutti, sono Matteo Cattaneo, docente di illustrazione e disegno digitale base presso Super, Scuola d'Arte Applicata di Milano. Adesso vi mostrerò qualche trucco del mio mestiere. Oggi vi spiegherò come definirci la nostra area di lavoro all'interno del formato scelto. Vi basterà infatti selezionare lo strumento Selezione con il tasto M della tastiera. Una volta che farete la prima selezione, premerete il tasto Shift e potrete aggiungere vari riquadri al vostro foglio di Photoshop. Premerete due volte il nuovo livello. Sul livello numero 2 andrete a selezionare la funzione Traccia, darete l'ok a 4 pixel e Photoshop vi inquadrerà i vostri formati. Dopodiché, nel livello 1, selezionerete questo pulsante qua, riselezionando il livello sottostante, e disegnare all'interno dei riquadri senza mai uscire dai bordi. Mi è venuta voglia di disegnare in digitale? Seguiteci sulla nostra pagina Facebook o sul sito della scuola. Ciao a tutti!